Eccoci qui. Allora, buon pomeriggio a tutti. Eccoci finalmente ricollegati. Allora. Aspettiamo che intanto si colleghi un po' di gente, che vedo che comunque iniziamo già a essere. Ehi, ciao Cristina, puntualissima. Si stanno connettendo intanto un po'. Io, come sempre, vi ringrazio per essere qui anche oggi, per essere con noi al GF Lilù. È già quasi una settimana che trasmettiamo. Ciao Manuel! E sono veramente molto, molto, molto contenta. Ciao Linda! Via via che si connettono e che commentate, così ci salutate, così io sono felicissima di avervi con noi. Allora, ciao Gabri, ciao! Allora, oggi è una giornata un po' particolare. Innanzitutto la mia assistente che ha deciso di bloccarmi un braccio. Vabbè, è così. Noi si sa che i Chihuahua sono cani da compagnia, soprattutto vogliono essere la compagnia del sonno, non del proprietario. Ciao Tatiana. Allora, oggi, come dicevo, è una giornata un po' particolare, perché oggi, a differenza delle altre giornate in cui abbiamo fatto attività, chi ci ha seguito in questa settimana sa che abbiamo fatto sport, abbiamo fatto agility in casa, diciamo così, eccetera. Oggi, quello che faremo è un talk show, un live talk show. Tutto bene, Manuel? Grazie, grazie. Manuel ci chiede come stiamo. Tutto bene, grazie mille. Allora, dicevo, oggi è una giornata un po' particolare perché oggi affronteremo un argomento un po', diciamo, delicato, nel senso che oggi, l'argomento di oggi è un talk show, allevamento e dintorni, ovvero, tutti noi qui abbiamo un cagnolino. Chi più chi meno è partito da, magari c'è chi ci è cresciuto con i cani in casa, c'è chi invece ha la sua prima esperienza. Quello che vogliamo fare oggi, attraverso insomma i nostri ospiti, è quello di cercare di fare nel nostro piccolo un po' di chiarezza su come diciamo, scegliere di prendere un cagnolino nella propria vita. E decidere anche, cioè, qual è il percorso ottimale da fare, o quantomeno il miglior percorso possibile per poter avere con sé un cagnolino. Quindi, da quando si matura la volontà di avere un cagnolino in casa, a quando poi lo si prende veramente. Ciao Pablito, benvenuto. E, a quando lo si ha veramente, c'è un po' un percorso da fare e noi cercheremo di farvi vedere attraverso i nostri ospiti quello che può essere il percorso più adatto. Quindi, bando alle ciance, presenterò subito la prima ospite di oggi, che nonché anche team leader del team Picciriddi, Baddy Picciriddi. È Pamela, ha 37 anni ed ha un allevamento con affisso ENCI, poi spiegheremo che cosa significa, fin dal 2016. Lei è una siciliana verace. È cresciuta nella sua famiglia, ha sempre avuto cagnolini e col tempo ha sviluppato la passione e l'amore per i cagnolini in una vera e propria, diciamo, anche professione, perché appunto il suo allevamento è un allevamento riconosciuto, è in Veneto e appunto lei è specializzata in Chihuahua e Pomerania. Facciamo un bel caloroso applauso per Pamela! Eccola! Ciao, buonasera a tutti. Buonasera, ciao cara, benvenuta. Sono felicissima di averti qui con noi, anche Lilu. Ciao Mami, siamo Noi felicissimi. siamo felici di essere con voi. Ok. E poi non saremo solo io e te a chiacchierare oggi perché abbiamo un altro ospite molto molto importante, anche lui è. Allora, io sono legata a questa persona proprio personalmente perché grazie a lui, diciamo, è entrata nella mia vita la belva che sto inquadrando in questo momento. Lui, possiamo definirlo il nonno? Sì, il nonno di Lilù, perché la sua cagnolina appunto è la mamma di Lilù. E quindi diamo senza tanti indugi il benvenuto a Vincenzo.
Ciao, buonasera a tutti, ciao. Ciao Vincenzo, benvenuto. Allora, grazie. Mi fanno i complimenti. Ah sì, ricevi complimenti. Ah, bene, bene, mi fa piacere. Ma te sei, perché te sei collegata anche in video party, quindi saluto tutti i ragazzi del video party che ci stanno seguendo in diretta anche dalle pagine di Pamela, dalle pagine di Pablito. Ci sono diversi video party, quindi io vi ringrazio e vi saluto tutti perché ci state seguendo in tantissimi. Sono veramente stra felice di essere qui con voi oggi pomeriggio. Allora, gli argomenti di oggi, come dicevo, allevamento e dintorni. Ho deciso di chiamarlo così, perché, come dicevo, scegliere di avere un cagnolino nella propria vita è una scelta molto importante, perché ovviamente stiamo parlando di una vita che entra a far parte del tuo quotidiano e di conseguenza ha una grande valenza. Bisogna accudirla, bisogna farla crescere in modo sano, equilibrato, quindi dall'alimentazione ovviamente alla cura veterinaria e quant'altro. Però prima di affrontare, in seguito affronteremo anche questi argomenti in modo molto più specifico, però prima di tutto quello che mi chiedo io è ciao Cristina, qui già subito fioccano i complimenti. Allora, prima di tutto mi chiedo, ma allora, io non ho un cane, mi piacerebbe avere un cane, cosa devo fare? Quindi la prima cosa mi viene in mente è cercare di capire che cane voglio, giusto? Quindi cercare di individuare, diciamo, quella che può essere la razza, se decidiamo di affidarci o comunque di scegliere un cane di razza, oppure magari se decidiamo di adottarlo. Perché allora, diciamo che così, quando decidi di avere un cane mi viene da pensare, cioè le strade sono molto difficili, però diciamo che la prima che io, cioè io nella mia vita ho avuto cani sia acquistati che adottati, per cui quello che mi viene in mente è se decidiamo di adottare un cagnolino, ciao Valeria, benvenuta. Se decidiamo di adottare un cagnolino, sicuramente il posto migliore è rivolgersi ai canili. Ciao Federica, benvenuta. Rivolgersi a un canile, il canile della propria zona, oppure magari anche all'ENPA, appunto l'Ente Nazionale della Protezione Animali, che fortunatamente è un ente molto importante che si occupa appunto di recuperare cagnolini da situazioni purtroppo spiacevoli, per poi magari donar loro attraverso adozioni nuove famiglie di conseguenza una nuova vita. Per cui sicuramente il mondo dell'adozione è un mondo che poi tratteremo anche con un'associazione, quindi è un mondo molto importante e che delinea un gran cuore. Detto questo, però, uno può decidere anche di acquistarlo un cagnolino, e quindi quando decidiamo di acquistare un cagnolino, la cosa, secondo me, e in generale che io mi sento di voler promuovere attraverso comunque questo programma, se vogliamo definirlo programma, che è il GF di Lu, è affidarsi a persone responsabili e competenti. Ed ecco perché qui oggi abbiamo sia Vincenzo che Pamela. Allora, partiamo da Pamela. Io decido di acquistare un cagnolino, quindi il percorso dell'adozione, ti ripeto, lo tratteremo più là. Decido di acquistare un cagnolino. Come funziona? Cosa significa comprare un cagnolino in un allevamento? Allora, intanto saluto tutte le persone che mi stanno seguendo nella mia pagina, nel mio profilo. Ciao Sara, ciao Caterina, bacini a tutti. Allora, ciao Sabrina. Senza escludere nessuno, eh? Allora, acquistare un cane, come dicevi tu, vuol dire comunque introdurre un essere vivente nella nostra famiglia, quindi dobbiamo capire un attimino che tipo di cane cerchiamo e i requisiti della razza che vogliamo nella nostra famiglia, nel senso se vogliamo un cane piccolo, se vogliamo un cane grande, se vogliamo un cane adatto ai bambini. Quindi per questo ovviamente è sempre consigliabile rivolgersi a degli allevatori che ti possono comunque consigliare perché conoscono anche caratterialmente la tipologia della razza. Per esempio, parlando di Chihuahua, il Chihuahua appartiene al gruppo 9 della categoria di cani da compagnia, quindi viene definito cane da compagnia. Okay. Ovviamente le domande sono tante, nel senso da rivolgere, perché giustamente in giro
tutti possono avere delle fregature, quindi è bene comunque conoscere l'allenatore, capire con quale persona hai a che fare, quindi onde evitare delle fregature, perché comunque tanti spacciano pure dei cani per cani di razza, poi magari nella crescita ti ritrovi ad avere un meticcio, tutto qui. Esatto, infatti a proposito di questo, io volevo iniziare proprio da questo, cioè come si fa a cremare, tra virgolette, e già quindi a capire se ti stai rivolgendo a una persona, al di là del fatto, partiamo dal fatto che io escludo il discorso delle conoscenze personali, no? Perché magari appunto uno conosce personalmente, quindi il passaparola, eccetera. Partiamo dal fatto che io non conosco nessuno, non conosco la razza. Mi piace il Chihuahua, mi sono documentata su internet su quello che è questa razza. L'ho visto in giro, l'ho vista le mie amiche, ce l'ha Paris Hilton e io sono bionda, quello che vuoi, ok? Partiamo dal presupposto, io voglio un Chihuahua. Non conosco nessuno che abbia un Chihuahua, quindi magari... Inizio, voglio capire da dove posso cercare di comprare un Chihuahua, da dove parto? Allora, intanto mi stanno chiedendo se il cane di Vincenzo è maschio o femmina, quindi... quindi Vincenzo è maschio o femmina? È bloccato, Vincenzo è bloccato, un attimo diamogli tempo, adesso arriva. Allora... Tu intanto vai avanti, raccontami un po' te, quindi ti dicevo, se io voglio appunto, io non conosco nessuno, non ho il passaparola, eccetera, ho bisogno di avere queste informazioni. Allora, se partiamo da zero, praticamente è molto facile, perché comunque c'è un sito che si chiama Lenci, www.lenci.it, da non confondere su con incishow.it, perché incishow è sempre un sito dell'ente nazionale della cinofilia italiana che riguarda comunque il campo espositivo, quindi da lì puoi fare esposizioni, scrivere quindi basta collegarsi su www.enci.it. Da lì è molto semplice, perché se noi vogliamo andare in un allevamento, sul sito dell'ENCI troveremo l'elenco degli allevatori con affisso riconosciuti dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana. Ok, quindi diciamo che il primo posto utile per andare a capire dove prendere un cagnolino è il sito dell'ENCI, quindi Ente Nazionale Cinofilia Italiana. Da lì abbiamo un elenco, diciamo così, di allevatori riconosciuti da quest'ente che appunto sono allevatori tendenzialmente seri, mi viene da pensare, no? Sì, si spera che siano allevatori seri, di solito dovrebbero essere allevatori seri, perché comunque... Federica chiede se al collegio si possono trovare cani come Luna. Diciamo che al collegio ci finiscono i cani come Luna, che è diverso. Ok, quindi una volta che io sono andata all'Enci, nel sito dell'Enci, ho trovato tutta una serie di allevatori in base alla regione dove sono. Quindi no, razza, lì c'è tutto, è facile da trovare. Ok, quindi io in base alla regione dove sono mi sono scaricata l'elenco dei miei allevamenti. Esatto. E quindi io mi sono scelta l'allevamento di riferimento. Ora facciamo finta di essere in Veneto e facciamo finta che mi sono scelta l'allevamento dei Baby Picciriddi, perché sul sito dell'Enci ho visto che dei Baby Picciriddi mi alleva i Chihuahua e i Pomerania, che sono, guarda caso, la razza che sto cercando. Bene, cosa faccio adesso? Beh, adesso comunque è semplice trovare i contatti, perché basta cliccare su Facebook o su internet o su Google, da lì puoi trovare comunque i contatti dell'allevatore. Poi ogni allevamento, quasi tutti, ormai siamo tutti social, quindi ogni allevamento ha una propria pagina Facebook, quindi da lì possono esserci anche delle recensioni, puoi condividere in delle pagine le esperienze che hanno avuto altre persone con questo allevamento, quindi si possono, adesso è difficile sbagliare, nel senso, perché ormai il mondo di internet è vario. Quindi diciamo, quindi mi metto in contatto con l'allevatore, in questo caso appunto ti mando un messaggio sulla tua pagina Facebook, insomma, quello che è, e mi metto in contatto con te. Quindi a quel punto ci sarà da capire se tu hai o meno delle cucciolate disponibili in quel momento, giusto? Esatto.
Benissimo. Intanto abbiamo fortuna e te hai una fantastica cucciolata pronta in quel momento lì. Esatto. Come funziona? Cioè, io vorrei capire quali sono le, come dire, le caratteristiche dei cagnolini, cioè nel senso, io so, almeno questo mi è stato spiegato fuori onda, quindi faccio l'avvocato del diavolo, faccio finta di sapere, in realtà me l'avete detto poco prima, che ci sono tre categorie, diciamo così, di cagnolini, quindi cani da compagnia, cani da competizione, cani adatti alla riproduzione, ho letto bene? Sì, più o meno. Ok, più o meno. Allora, intanto, grazie del più o meno, fare complimenti a Lilù. Perché nella mia pagina mi stanno dicendo che le felpe di Lilù sono fantastiche, sono top. Grazie. Avremo modo di parlare di fashion tra un po', da ancora no. Come fare tra diversi allevamenti a scegliere dove andare? Qualche cosa a cui prestare particolare attenzione? Sì, allora. Allora, mi avviso, ormai sul sito dell'ENCE è tutto pubblico, quindi se voi andate a cliccare sugli allevatori, lì trovate le cucciolate che fanno. Per esempio, potete cliccare sul nome di una fattrice che ha questo allevamento e da lì potete vedere quante cucciolate ha fatto questa cagnolina. Per esempio, se voi vedete che questa cagnolina ogni 6 mesi viene accoppiata, da 6 mesi all'età di 10 anni, secondo me questo è un allevamento da evitare. Ecco perché in questo caso sarebbe un allevamento, cioè nel senso, se una cagnolina viene accoppiata sempre, che cosa succede? Beh, una cagnolina per regolamento, per il codice etico dell'allevatore, non va accoppiata. Bisogna sempre aspettare l'età giusta per accoppiare una mamma, anche perché deve avere un'età matura. Uh-huh. Nel senso, è come fare partorire una bambina di 10 anni, non ha senso. Perché certo. La bambina non sarà matura per prendersi cura dei propri cuccioli, la cagnolina. Uh-huh. E ovviamente è come fare accoppiare una signora di 70 anni, cioè... Bisogna comunque essere. Sì, qui ogni tanto arrivano domande molto pertinenti, ma i Pomerania sono tipo spritz. Allora, l'aperitivo non, lo sì. Facciamo in un altro momento, ecco, in un secondo momento facciamo l'aperitivo. Nel frattempo ci siamo persi Vincenzo, ma so che sta rientrando. Quindi. Adesso arriverà. Sì. Quindi mi dicevi, quindi sicuramente uno dei trucchi per rispondere un attimino alla domanda di prima di Cili, quindi qual è uno delle cose più particolari a cui prestare attenzione è sicuramente andare a vedere la fattrice di riferimento quante cucciolate ha fatto. Perché se esatto. Ha fatto magari troppe cucciolate, sicuramente quello è un allevamento che non è particolarmente etico. Ok? Esatto. Okay. Quindi quella è sicuramente una cosa. Tornando un attimino al discorso di prima, avevamo detto ci sono tre, diciamo più o meno si possono individuare tre macro categorie di cagnolini, giusto? Uh-huh. Quindi i cagnolini da compagnia, i cagnolini da competizione, diciamo così, e i cagnolini da riproduzione. Esatto. I cagnolini da compagnia, tipo... Ora, secondo te, Lilù, che se la dorme dalla mattina alla sera, è un cagnolino di compagnia? Beh, ti farà compagnia. Scusate, la non ti preoccupare, infatti immaginavo che stessi tornando. Quindi, per cagnolini da compagnia che cosa si intende? Beh, si intende per quei cagnolini che ti fanno compagnia anche quando vai al bagno. Ecco, no, quello sicuramente. Però diciamo... No, scherzo. Allora... come cagnolino da compagnia si intende un pet, quindi un cagnolino adatto a una famiglia che non serva né da riproduzione, né da mostra, né da allevamento, nel senso che comunque può succedere che in una cucciolata ci sia un cagnolino che ha un piccolo difetto. Ovviamente a chi deve prendere un cagnolino da casa per compagnia non interessa che abbia un dente in meno, che abbia un'orecchia storta, per dire, quindi alla fine una famiglia decide di prendere un cane da compagnia perché vuole soltanto un cagnolino che sia a casa con loro, okay. Per il quale con il quale non deve fare nessuna competizione. È ovvio che se tu acquisti un cane da compagnia che può avere un eventuale difettuccio, se vai in esposizione magari verrai penalizzato. Tipo, per esempio,
Io mi ricordo che quando appunto si parlò con Vincenzo, perché appunto Lilù è la nipotina di Vincenzo, Vincenzo mi disse subito che Lilù era un cagnolino considerato sicuramente da compagnia, perché Lilù ha un batuffolino, è nata con un batuffolino al posto della codina, diciamo, standard. Sì. Ed è sicuramente questo considerato a livello, diciamo, di esposizione un difetto. Di fatto però per lei non è assolutamente un problema e per me che non Esatto. devo fare nessun tipo di esposizione, a me non frega niente di questo. Esatto, per una persona che cerca un cagnolino a cui donare tanto amore, cioè non è che perché tutti i cani non sono perfetti sono da buttare via, voglio dire. No, anzi, voglio dire, certo. Certo, quindi diciamo da compagnia si intende, qui c'è un cavalier King che Non pretende tutti la nascono compagnia. Belen. Cioè. Certo, non tutti, ma anche noi del resto, perché? Per Esatto. cui diciamo da compagnia si intendono quei cagnolini che sono comunque in razza, cioè sono comunque nello Esatto. standard della razza, però magari possono avere qualche piccolo difetto che se dovessero andare in competizione verrebbero penalizzati. Esatto. Quindi, fin qua diciamo tutto chiaro. I cagnolini invece da competizione, oppure appunto quelli per far le gare, eccetera, invece che cosa, cioè che tipo di cagnolini sono? Sono tipo i Belen o Allora, i Chihuahua, mi stai esatto. dicendo? Sì, Belen, Stefano De Martini. Allora, se noi dobbiamo acquistare un cane da esposizione e non conosciamo la razza, ovviamente prima è giusto andare a studiare lo standard della razza, perché possiamo pure avere delle fregature, perché c'è quell'allevatore onesto che ti vende il cane di razza, te lo vende per esposizione, c'è quell'allevatore che ti dice che il cane è da esposizione, poi magari tu non conosci la razza. E ti ritrovi un cane da compagnia. Allora, a mio avviso, un cane da esposizione è giusto acquistarlo dall'età di 6 mesi in su. Perché dico così? Perché comunque in quell'età tu puoi notare se ha una chiusura corretta Cos'è una della chiusura? dentatura. Scusa la mia La domanda chiusura da ignorante. corretta della Cos'è la chiusura? dentatura, che per esempio nel Chihuahua deve essere a forbice, 6 più 6, deve avere 6 denti sopra, 6 denti sotto. E deve avere una chiusura a forbice. Poi ovviamente questo standard cambia in base alla razza, quindi non so Vabbè, come però funziona. Perché diciamo ci sono tutta una serie di caratteristiche ben devono specificate rispecchiare, dal sito dell'ENCI che devono essere rispecchiate sul cane. E quindi un cagnolino da mostra, insomma, da competizione, chiamiamolo così, è un cagnolino che tendenzialmente è meglio acquistarlo quando già ha un'età un pochino più avanzata, perché così se. O dopo che è sviluppato un po', ti rendi un po' meglio conto se effettivamente è corretto in tutto. Sì, ovviamente il costo sarà differente, nel senso che Beh, se acquistiamo un immagino. cane da esposizione, acquistiamo un cane da compagnia, il costo è differente. Perché i cani d'esposizione sono molto più costosi, mi stai Sono più dicendo. costosi, ovviamente se è un cane, possiamo suddividere anche la cosa, nel senso c'è gente che ti vende un cane come promettente da esposizione perché in quel momento è cucciolo ed è corretto, però poi se più in là all'età di 6-8 mesi spuntano dei difetti, ovviamente lui te l'ha venduto come promettente da esposizione, non puoi dirgli nulla. Quindi se voi volete acquistare un cane da esposizione, il mio consiglio è comprarlo da un po' più adulto, Ok, a meno che l'allevatore conosce bene le sue linee di sangue e sa. qui Perché dicono che ovviamente. era sbragato tutti gli standard. Allora, io conosco personalmente il cagnolino di cui stiamo parlando. Killer è un cane da competizione, ma sono altre competizioni, tipo competizione di chi mangia più veloce le crocchette, competizione di chi abbaia più veloce, cioè, insomma, quelli sono altri standard, Cristina, non ci pensare, Esatto. non ci pensare. Ok. Poi terzo e non per importanza aspetto invece, diciamo macro area, sono i cagnolini adatti alla riproduzione, giusto? I Esatto. cagnolini Per adatti alla esempio. riproduzione, ecco, io qui ti devo chiedere una cosa, perché sempre tornando a Lilù, e Vincenzo lo sa perfettamente perché insomma mi fa piacere che ci sia proprio lui perché mi conferma quello che dico. Lilù è una cagnolina abbastanza piccola, cioè Lilù mi fa 2 kg più o meno scarsi, quindi è adatta alla riproduzione? Io so di no, però mi piacerebbe avere il riscontro vostro. No, sicuramente non è adatta alla riproduzione, in quanto, allora, in primis per il difetto che comunque Vabbè. che ha Lilù. Quindi, e dopo, seconda cosa, per il peso. Una cagnolina di 2 kg non è adatta alla riproduzione nel Chihuahua.
non riuscirebbe a portare a termine una gravidanza. Il chihuahua perché è molto piccola, mi stai dicendo. Un chihuahua da riproduzione deve pesare minimo 2,5 kg. Ok, ok. Perché quindi mi state dicendo che anche per la riproduzione ci sono proprio tutta una serie di standard da seguire, giusto? Esatto. Sì. Esatto. Un cane da riproduzione deve essere anche un cane corretto, altrimenti andiamo ad esasperare i difetti. Benissimo. Cioè, se un cane ha una, se un cane ha una dentizione non corretta, questo è un esempio, la dentizione non è corretta, a quel punto non bisogna accoppiarla, altrimenti andiamo ad esasperare alcuni difetti. Certo, poi può succedere che da due cani corretti esca anche un cane con un cane da compagnia, però a quel punto, cioè, lì alzi le mani, l'allevatore non ha... Vabbè, giustamente lì è sfortuna, tra virgolette è sfortuna, la natura non la puoi chiaramente... No, certo, può succedere che tra un nonno, un bisnonno, magari ci sia nella genetica qualche cagnolino con un piccolo difetto e quindi se lo... Però diciamo che è molto più frequente che tra cagnolini corretti vengano fuori altri cagnolini corretti. Ci possono essere le eccezioni, però se te già sai che hai un cagnolino che non è corretto e lo fai riprodurre, quei difetti, chiamiamoli appunto così, verranno poi sicuramente più protratti. Cioè, come me, che io sono ovviamente bella, alta, magra e bionda, io nel momento in cui mi riproduco farò tutti i figliolini ariani, quello mi sta dicendo. No, però mi rendo conto, ora la stavo buttando sullo scherzo, però ho capito perfettamente. Quindi per avere un cagnolino da riproduzione, anche lì bisogna che ci siano degli standard precisi. Primo fra tutti, però, mi pare di ricordare, al di là del discorso che deve essere corretto, anche poi il peso, perché non può essere molto più. Perché, per esempio, io ve lo dico onestamente, io online io vedo cagnolini che li chiamano. Allora, parlo del chihuahua perché è lei e voi due siete due esperti di chihuahua, quindi mi fa piacere confrontarmi proprio su questo. Lilù è piccolina e comunque è rimasta un po' più piccolina e, tra virgolette, anche questo non voglio dire che è un difetto, però sicuramente non la rende adatta alla riproduzione, giusto? Però ci sono in giro cagnolini che sono anche più piccoli di Lilù e vengono considerati i gatti, i chihuahua toy o mini toy. Mi raccontate che cosa sono questi chihuahua toy, per favore? Allora, il chihuahua toy non esiste. L'unica, no, non ci credo. No, 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 io vedo degli annunci fantastici di chihuahua toy e mini toy. Io guarda, non ci credo. Mi stai dicendo che non esiste? Te lo posso scrivere col sangue, il chihuahua toy non esiste. Le uniche categorie riconosciute del chihuahua sono il chihuahua pelo corto e il chihuahua pelo lungo. Tutto ciò che toy, TH, mosca, che c'è poi testa di cervo, ape maia, non lo so, tutte le cavolate che scrivono su internet sono soltanto delle bufale. L'unico chihuahua che esiste è il chihuahua pelo corto e il chihuahua pelo lungo, che va come standard dal 1,5 kg ai 3 kg, punto. Poi okay, se il cane 3,1 kg, perché ovviamente magari è un po' più cicciotto, quello non è un problema, ma vedo di gente, di brutta gente secondo me, che cerca cani al di sotto del 1,5 kg per farli accoppiare. Qui c'è anche chi dice che, volendo, esiste al toy center, esistono, quindi mi sembra un'ottima battuta. E poi mi chiedono se esiste il chihuahua box, mi chiedono, è una razza specifica? Sì, esiste? Sì, quello esiste, si chiama mafioso. Ah, ok, ma quella è una linea genetica particolare. Sì, è una linea di sangue particolare, sì, che ho creato solo per Fabrizio. Ok. Mentre invece, Vincenzo, ti volevo chiedere, appunto, proprio perché Lilù viene da una delle tue cagnoline, mi piacerebbe appunto sapere qualcosa in più riguardo. Ora, finora abbiamo parlato con Pamela, che lei è un allevatore, cioè comunque ha un allevamento con affisso ENCE e tutto, però invece te hai delle cagnoline. Mi senti? Pronto? Ok, però sei un po' bloccato, quindi proviamo a vedere se riusciamo a rimanere connessi. Ci sei?
È un po' complicato Allora, perché la linea no, effettivamente. Eccoti. eccolo. ti sento a tratti. Ok, proviamo a vedere intanto se riusciamo a terminare un po' questa domanda qua. Dicevo, noi fino adesso abbiamo parlato con Pamela che lei appunto ha un allevamento con affisso ENCI, quindi è un allevamento riconosciuto. Ma esistono anche situazioni come la tua, che tu hai le tue cagnoline personali, alle quali hai fatto fare appunto una cucciolata per poi sterilizzarle. Ok? E infatti Lilù arriva da una delle tue cucciolate che poi appunto la cagnolina è stata sterilizzata. In questo caso però non stiamo parlando di, passami il termine, come ce ne sono tanti, di cagnari, li chiamano così su internet, ed è giusto anche dargli questa accezione negativa. Che magari fanno sfornare cucciolate in casa senza controllo. In questo caso stiamo parlando di una persona che comunque ha le sue cagnoline, ha l'esperienza e comunque la maturità per poter far fare a questa cagnolina un percorso di una gravidanza, dopodiché sterilizzarle. Raccontami un po' il tuo percorso. Allora, praticamente spiego brevemente. Allora, io in casa ho 5 cagnoline e tutte le volte delle cucciolate sono state fatte per sterilizzarle mentalmente. Quindi, siccome il peso permetteva, lo standard comunque lo permetteva, tutte le volte abbiamo fatto un programmato con sterilizzazione in modo tale che la cagnolina facesse una gravidanza e allo stesso tempo una cucciolata casalinga. Quindi, come è avvenuto con Lilù 2 anni e mezzo fa, è successo Quasi anche a ferma, è Kelly, l'ho molto lontana sterilizzata dai 2 anni fa. due anni. E quindi adesso, 10 giorni fa, ho sterilizzato l'ultima. Anzi, non l'ultima, ma la quarta, cioè l'ultima in senso temporale. Certo. Quindi pressoché si può dire di cucciolate casalinghe e non cucciolate in allevamenti riconosciuti come quello di Pamela. Però anche nel tuo caso, ora, anche nel caso specifico di Lilù, il fatto che le tue cagnoline fossero corrette, che avessero il pedigree, tu le hai fatte accoppiare con un altro cagnolino corretto con il pedigree, anche i cagnolini che hai, che hanno partorito, anche loro hanno il pedigree. Quindi nel momento in cui tu poi hai trovato loro delle famiglie, hai comunque dato loro tutto quello che è la certificazione, che poi dopo ne andiamo a parlare un pochino più approfonditamente, correttamente. Quindi anche se la tua è stata una cucciolata casalinga, è stata comunque una cucciolata Certo. corretta, nel senso consapevole del percorso da fare. Te sei una persona, ti conosco personalmente, quindi una persona matura che sa, che ha affrontato la cosa con molta coscienza, e che poi ha fornito il cagnolino, ha dato il cagnolino alla nuova famiglia con tutto quello che ne consegue, quindi libretto, vaccinazioni, eccetera, eccetera. Ora poi di questo ne discutiamo. Certo, perché non certo, nulla toglie che anche se è una cucciolata casalinga, comunque i cuccioli possono avere lo stesso il pedigree perché i genitori hanno il pedigree. La cuccia deve essere sempre consegnata con microchip, minimo 2 vaccini, Di questo sverminazioni, cioè nulla, infatti nulla toglie agli occhi. adesso ne parliamo. Perché infatti una cosa molto importante è, una volta che mi riallaccio un po' al percorso che abbiamo fatto, cioè una volta che io appunto ho scelto che cane volevo, ho scelto dove, quindi ho scelto sul sito ENCI piuttosto che magari, come nel tuo caso io conoscevo te, però diciamo ho scelto dove prenderlo, ho visto, sono andata di persona, ho visto magari appunto i genitori, ho visto il posto, ho chiesto tutte le informazioni del caso, eccetera. Ho deciso, mi sono accordata con la persona, in questo caso allevamento, di prendere appunto il cagnolino da loro. Prendo il cagnolino. Il cagnolino come va, tra virgolette, consegnato? Cioè, chiedo prima da parte dell'allevatore e poi chiederò anche a te, anche se comunque diciamo, noi abbiamo avuto una conoscenza personale, però diciamo,
Partiamo da un allevatore, quindi Pamela, tu che sei, tu che hai la pistolata e che quindi fai vedere, decidi di dare via appunto questi cagnolini. Come scegli le persone e quando dai via i cagnolini? E come? Allora, intanto, vabbè, io sono un po' esagerata perché comunque magari io tenendoli con me, nel senso sono molto legata a loro, quindi preferisco conoscere le persone a cui affido i miei piccoli. Poi ovviamente un allevatore serio alla consegna del cane ti dà comunque il libretto di vaccinazioni, il foglio dell'inserimento del microchip e ovviamente il pedigree se già è stato ritirato. Se non è stato ritirato... Il pedigree che comunque si può ritirare, si può chiedere, si può ritirare entro 3 mesi dalla nascita del cagnolino, giusto? Esatto. Poi l'allevatore quindi teoricamente te lo dà o subito lì se lo prendi, insomma se lo ha registrato subito, oppure te lo può spedire anche a casa. Giusto per togliere ogni dubbio, quanto costa un pedigree? Dimmi la verità. Allora, un pedigree costa intorno alle 30 euro. Allora, ti quindi voglio dire... No, sai spiego. Perché te lo chiedo questo? Perché... Sto già capendo. Allora, praticamente il pedigree ha un allevatore al costo di 30 euro. Il pedigree si formula in questa maniera. Entro i 25 giorni della nascita della cucciolata si va a denunciare la nascita della cucciolata. Quindi si fa questo modello A. Presentando questo modello A che al costo dei 20 euro, tu vai a dire quanti cuccioli hai fatto, chi sono i genitori. E ovviamente sei anche soggetta a un controllo dell'ENCI, quindi praticamente i delegati dell'ENCI possono venire a casa tua a vedere se veramente controllando il numero del microchip il papà e la mamma di quei piccoli sono loro. Dopo, entro i 90 giorni della nascita dei cuccioli, va presentato il modello B, che è il secondo modello, dove tu vai a scrivere il nome dei cuccioli, il sesso e il numero del microchip. A cui verrà dato quel pedigree. Poi ovviamente dopo qualche settimana, dipende dal periodo in cui siamo, per esempio per adesso, visto che è tutto chiuso, l'ENCI ha prorogato le consegne dei documenti, l'allevatore riceverà il pedigree, l'allevatore o il futuro proprietario, perché comunque nel pedigree è anche possibile intestare al nuovo proprietario il cucciolo. E questo riguarda l'allevamento. Vincenzo, te che hai fatto la cucciolata e che richiedi il pedigree per i tuoi cagnolini, è lo stesso percorso? È un percorso diverso? Costa di più? No, è lo stesso percorso che fa Pamela, che è un allevamento riconosciuto. Si va lì a denunciare prima la cucciolata entro i 25 giorni e poi successivamente c'è una tempistica entro la quale puoi andare a presentare il modello B. Quindi in realtà io vi ho fatto questa domanda un po' provocatoriamente parlando, perché in realtà purtroppo si sente molto spesso in giro di gente che dice: se vuoi il cagnolino col pedigree me lo paghi tipo il doppio, se perché il pedigree costa, se invece vuoi un cagnolino normale se senza il pedigree allora ti faccio lo sconto. No, è sbagliato, perché comunque per la legge un cane senza pedigree è sempre un meticcio. Quindi, visto che il costo del pedigree è intorno alle 30 euro, un allevatore, soprattutto un allevatore riconosciuto, quando firma il codice etico dell'allevatore, ha l'obbligo di fare soltanto cucciolate con pedigree. Okay. Quindi, cioè, non saranno le 30 quindi, euro che... In generale, occhi aperti, perché chi vi propone un cane senza pedigree per farvi uno sconto, esatto. Dire il mio cane, vabbè, a me del pedigree non interessa, in realtà non stiamo parlando solo di un pezzo di carta, ma stiamo parlando comunque di tutta un iter, tutta una procedura, esatto. Che garantisce, perché dietro c'è un codice etico per quanto riguarda la identità dei cani, soprattutto invece per... Ok, e soprattutto invece per quanto riguarda invece le cucciolate casalinghe non c'è questa differenza, cioè comunque ti costerà 20-30 euro fare un pedigree, di conseguenza se una cucciolata casalinga ti chiede il doppio per avere il pedigree aprite gli occhi, perché tendenzialmente ti sta cercando anche un allevatore, se ti chiede il doppio per un cane con pedigree
No, l'unica differenza di prezzo potrà essere tra due cani con pedigree, perché in base all'età, in base al tipo di cane, se è un cane da expo, da compagnia, in base però alla lì, genetica del cane. Però lì, dipende, non, però lì non dipende proprio dal pezzo di carta pedigree, ma dipende dalle linee genetiche dei cani, giusto? Esatto. Ok, quindi certo. In generale occhi aperti per il discorso pedigree, perché ovviamente è chiaro che se io prendo un cagnolino che è figlio di un cagnolino corretto con pedigree normalissimo, così e invece prendo figlio di un cagnolino super campione del mondo, è chiaro che il cagnolino mi costerà in modo diverso, ma non perché un pedigree vale più dell'altro come pezzo di carta, ma perché la linea genetica di quei cani è più selezionata, passatemi il termine, rispetto magari una più dell'altra. Esatto. È questo, giusto? Sì. Benissimo. Sì, esatto. Quindi detto questo, adesso ritorno un attimo al discorso delle cucciolate casalinghe. Perché? Perché con Vincenzo, appunto, mi piacerebbe appunto capire, indipendentemente da te, che comunque hai un'esperienza importante, comunque, perché comunque, vabbè, tu hai 5 cagnoline e questo è caduto, dovrò riformulare la domanda. Vabbè, allora intanto vado avanti con te, Pamela, perché comunque c'è anche un'altra cosa che mi piaceva che venisse specificata. Il cagnolino quando va consegnato, a parte che c'hai dei cagnolini bellissimi in mano, che te lo dico, sono meravigliosi, cioè quella è una palla di pelo fantastica, quell'altra è un musetto delizioso. Ti dicevo, a che età va consegnato un cucciolo alla famiglia? Allora, per regola il cane non deve avere un'età inferiore ai 60 giorni. Io per esempio preferisco consegnare i cuccioli con l'intero piano vaccinale completo, ovviamente con il trattamento parassiti intestinali e il microchip. Quello è assolutamente da non discutere, perché un cane che viene consegnato senza microchip non è fuori legge. I cani per legge vanno consegnati con il microchip. Quindi faccio un appello a chi è che deve comprare un cucciolo, mi raccomando, non fatevi fregare, non ascoltate, anche perché adesso il microchip lo inoculano anche gratis. Un allevatore comunque deve prendere soldi, quindi vi deve consegnare il cane con il microchip assolutamente, con il libretto delle vaccinazioni. Farvi presente se il cane ha più o meno dei difetti, quindi voi andando dal veterinario siete a posto. Se il cane ha un difetto ve lo dicono, non è che dovete andare dal veterinario e poi ritrovarvi delle sorprese. Per esempio dite che un cane è corretto e poi magari gli manca un testicolo, tra virgolette. Quindi bisogna, un allevatore serio ti fa presente, o una persona seria ti fa presente di tutti i difetti del cane, di tutti i pregi. E ovviamente comunque io consiglio sempre di acquistare il cucciolo io lo do entro verso i 3 mesi, perché comunque li tengo con la mamma, perché la mamma comunque gli insegna tutto, gli insegna a giocare, gli insegna a essere educati, gli insegna... Però questa cosa per esempio a me è successa, io ripeto, oggi ho portato proprio due esempi, siete veramente due esempi super virtuosi, perché appunto per esempio con Vincenzo questa cosa è successa anche con Vincenzo, anche Vincenzo, la Lilù, vuoi perché era più piccolina, vuoi perché comunque ci siamo appunto trovati sotto questo punto di vista, Vincenzo Lilù me l'ha data che aveva già 90 giorni e più compiuti, giusto? Esatto. Sì. E questo perché comunque, come mi spiegavi anche te prima di Pamela, cioè quando ci siamo conosciuti, comunque ha in questo modo Lilù ha modo anche di crescere, essere svezzata un po' meglio con la mamma, giusto? Sì. Certo, anche perché poi con i cuccioli di piccola taglia, oltre a tutta l'educazione, tutta la socializzazione per la piccola taglia, cioè proprio farli arrivare a un peso ottimale affinché siano poi autonomi nella nuova famiglia. Esatto, perché io infatti mi ricordo che giustamente tu me lo facesti presente subito, Lilù era molto piccolina, quindi aveva comunque più necessità di stare un po' di più con la mamma. Sì, certo, il cucciolo piccola taglia non può andare via a 60-65 giorni, ma è bene farlo stare almeno 90 giorni la piccola taglia.
Esatto. Poi magari per un cane corso o un alano sarà diverso, perché Vabbè, certo. Diciamo che un alano magari già a 90 giorni cominciamo ad avere già va difficoltà. all'università lui. Esatto. Allora, come dicevo io prima che cadessi, Vincenzo, volevo che appunto mi raccontassi appunto anche te qual è diciamo, il percorso ottimale, anche se te fai appunto queste cucciolate casalinghe, qual è il percorso ottimale che te segui per poi dare questi cucciolini alle persone? Come fai a scegliere le persone a cui affidarli e soprattutto a quanto tempo li dai? Cioè, anche se è una cucciolata casalinga, quali sono gli standard che te comunque da cucciolata casalinga segui? O sarebbe bene che in generale venissero seguiti? Certo, allora, diciamo che la gestione della cucciola stessa, sia che sia casalinga, sia Ci sentiamo male. Vincenzo, se si purtroppo ti decide che un stiamo cuccio deve essere sentendo ceduto, di certo, comunque un cucciolo che per poterlo valutare, per poter un eventuale prezzo, per dire la nuova fine, i tuoi ripeti, i pregi e tutto quanto, il cucciolo deve avere 5 giorni affinché comunque almeno ci sia un'arcata dentale per vedere se è corretto o meno, quantomeno almeno aspettare che se cammina, se ci sono problemi anche alle articolazioni, aspettare che comunque al cucciolo si facciano cure di calcio per i denti, cioè, io sono contrario quando si pubblicizzano i cuccioli alla vendita a 15-20 giorni, oppure ancora non aperto gli occhi, già vengono pubblicizzati. Pazienti. Magari si fa un prezzo cioè, un po' un prezzo con un cucciolo con gli occhi chiusi. Questi uno deve aspettare quei 45, perché poi nei cuccioletti maschi anche i testicoli se scendono meno, perché un cane che a 50 a 60 giorni si presenta con un testicolo, lo devi vendere da compagnia, non può più cedere da cane in standard tra virgolette perfetto, anche perché comunque nei cuccioli non nei, dei cuccioli non si può parlare mai di perfezione. Se uno vuole comprare un cane Beh, perfetto, certo. deve aspettare il cambio ventre, deve comprarlo a 9 mesi, un anno, un cane perfetto. Parliamo sempre di cucciolo da compagnia o promettente, però Esatto. le Questo era fasi, infatti quello di cui si stava parlando prima, infatti. Sì, adesso le avevo letto per... fasi dalla nascita, diciamo, dalla nascita alla cena ci sono diverse. Io volevo rispondere a Edoardo. Sì, perché Edoardo prima ha fatto anche questa domanda, infatti. Sì, allora non si parla di inbreeding nel discorso di allevamento, perché comunque se tu vuoi acquistare un cane di esposizione, non è che lo devi acquistare a 90 giorni, come diceva Vincenzo, ma sarà un cane anche già quasi adulto. Poi l'imprinting lo avrà dopo il cane con il futuro proprietario. Io ovviamente preferisco cedere un cane sano che sia pronto ad affrontare una vita nella nuova famiglia piuttosto che dare un cane a 40-50 giorni come fanno certi allevatori, allevatori, certa gente che fa le cucciolate. Cioè i cani si affezionano ugualmente, anzi sono cani più sani, nel senso che sono cani psicologicamente più formati, che sanno adeguarsi, non sono cani che avranno delle problematiche comportamentali, perché ovviamente se un cane viene tolto presto alla mamma, a mio avviso avrà delle problematiche comportamentali e comunque sarà anche in pericolo di vita, perché non Ma avrà le io vi vaccinazioni. volevo fare una domanda. Grazie Rossana intanto per questo commento. Io Mia ti mamma. volevo fare. Ah sì, eh? Quindi anche un Sì, commento di brava mamma. parte.
È anche un commento di parte. No, io invece vi volevo fare una domanda, perché stavamo parlando poco fa di cagnolini maschi con un testicolo, cioè per esempio che ai quali scende un testicolo solo. Ma per esempio, io c'è stato tempo fa, avevo parlato con una ragazza che appunto ha preso questo cagnolino meraviglioso, Chihuahua peraltro, che però gli è sceso solo un testicolo, quindi adesso bisogna, anche parlando mi raccontava, insomma l'ha portato dal veterinario, io non essendo esperta quindi non ne sapevo niente, per cui infatti le ho detto il mio primo consiglio è stato parlarne col veterinario e con l'allevamento di riferimento, che però mi diceva è stata una cucciolata casalinga, quindi anche lì apro chiudo la parentesi. E mi diceva allora, che è sceso un solo testicolo e che il veterinario ha detto di aspettare ancora un po', se non dovesse scendere poi va incontro a un'operazione, insomma come funziona questa cosa? Allora, in realtà di solito quando prima di consegnare i cuccioli, almeno io e Vincenzo sicuramente, i cuccioli fanno delle visite veterinarie, quindi quando si portano a fare le vaccinazioni ovviamente il veterinario palpa i testicoli e vede se i testicoli sono in sede, magari nei cagnolini più piccoli è un po' più difficile sentirli, però se i testicoli ci sono e sono in sede, ovviamente scenderanno. Io penso che comunque se il cucciolo è stato visitato, il veterinario si sarà accorto che questo testicolo non era in sede o non c'era o non era sceso. Ovviamente del tutto scendono intorno all'età dei 6 mesi, scendono, però in quel momento sono in sede. Cioè, non ho capito quello che intendo. Ovviamente un cane con un testicolo ritenuto, sì, è meglio castrarlo. Perché è meglio castrarlo? Perché comunque è una patologia congenita, nel senso che facendolo riprodurre è possibile che riproduca dei cuccioli senza un testicolo, e comunque può avere anche il cane delle problematiche, può avere dei tumori, nel senso è meglio sterilizzarlo. Ma infatti, perché, però per esempio, questa cosa qua, io parlo, ripeto, per una persona, per conto di questa persona che me l'ha raccontato, quindi io ovviamente, però stiamo parlando di un'esperienza mia diretta nei confronti di questa persona, mi diceva, cioè, che questa storia del testicolo in realtà è venuta fuori successivamente all'acquisto, ripeto, questo è un cagnolino acquistato da una cucciolata casalinga, ed è venuta fuori appunto con parlandone successivamente, e quindi lei mi diceva che poi con il suo veterinario dovranno valutare un'operazione. Ma la mia domanda è, ora, posto che il discorso allevamento, quindi giustamente poi magari ci sono tutta una serie di cose, insomma, anche di regole etiche, eccetera. Però in una cucciolata casalinga, e in questo caso mi rivolgo a Vincenzo, se tu sai, o comunque hai fatto visitare il cagnolino e sai che ha un testicolo solo, come ti comporti? Allora, nel caso in cui una persona ci contatta per se sia disponibile un maschietto, allora nel momento in cui si comincia a parlare delle caratteristiche, lo si deve far sentire. Certo, si può pure fare un cuccio di 50 giorni in cui il testicolo può pure scendere al 6° mese, però a quel punto l'allevatore, se non lo cede a 6 mesi, ma lo cede a 3 mesi, l'allevatore, o chi come me fa una cucciata casalinga, lo cede da compagnia. Nel caso dopo 6 mesi scende, amen, pazienza. Purtroppo operato. Come funziona? Purtroppo il prezzo. Interrompere la connessione. Ti dicevo, se invece appunto questo testicolo non scende, quindi poi il cagnolino dovrà subire un intervento, cioè come funziona? E metti che magari appunto una persona come te lo ha fatto presente, quindi, cioè in generale come funziona l'iter? Se una persona lo fa presente e appunto poi dopo, se non dovesse scendere, va operato, oppure se una persona non lo fa presente e poi dopo deve essere operato, cioè mettiamo queste due opzioni. Allora, va su fatto presente, anche poi che deve essere anche il testicolo che non scende, con diverse radio, sta questo testicolo, perché se il testicolo sta a livello, se sbaglio Pamela mi può correggere, il testicolo sta in una posizione sbagliata, in cui può cambiare il cane, deve essere subito rimosso, quindi... la situazione è intervenire
in maniera in necessario, perché non tutte le volte si con un testicolo, anche perché è inutile alla fine far rimanere, se vogliamo aspettare per una questione, aspettare, ma dobbiamo essere certi che non succede nulla al cane nel frattempo. Quindi in ogni caso il consiglio è, se il veterinario, diciamo, se io prendo un cagnolino, non mi viene detto che ha un solo testicolo, io ignorante, perché posso esserlo onestamente, cioè io posso essere ignorante, quindi non lo so, non mi viene detto, lo porto per la prima visita dal mio veterinario, il mio veterinario me lo dice, a quel punto bisognerà, a parte, vabbè, sentire, parlare con chi te lo ha venduto, però al di là di questo, va a fare una valutazione oggettiva con il veterinario per capire dov'è questo testicolo, se può causare danni e come intervenire programmando col veterinario. Se invece viene detto dall'allevatore o dalla, in generale comunque dalla persona che te l'ha venduto, che ha fatto la cucciolata casalinga, è una cosa che poi comunque si può valutare insieme, perché magari chi ha fatto la cucciolata già lo sa, ha già parlato col veterinario e quindi ti può dare già le indicazioni di base. Ciò non toglie che comunque va fatto controllare lo stesso, giusto? Sì. Va monitorato, certo. Però ovviamente se tu lo scopri subito dopo averlo preso e l'allevatore non te l'ha fatto presente, è giusto contattarlo. Dipende quanto è stata la spesa del cucciolo, ovviamente ti darà un rimborso, spero. Perché queste cose, se si sanno, di solito si fanno presente, tutto qui. Ho capito, ho capito. Soprattutto se è un cane di razza più grande, già riesci a capirlo. Nei chihuahua, nei pomerania, che sono cani più piccolini, magari è un po' più difficile sentirli, perché al tatto risultano molto più piccoli. Però di solito un veterinario, cioè, li visita, almeno io prima di consegnarli faccio 2-3 visite, perché ogni volta che faccio la vaccinazione, ovviamente i cani vengono ascoltati, si sente il cuore, quindi vai a sentire se il cane ha qualche piccolo problema al cuore. Non ti preoccupare, abbiamo visto che la connessione è un po' ballerina, Vincenzo. Quindi una persona onesta di solito fa presente tutto. Allora, io direi che comunque oggi, ridendo e scherzando, ci siamo fatti già un'oretta e sono già le 7:20 passate anche oggi. Quindi, allora, intanto vabbè, mi piacerebbe chiudere questa chiacchierata con voi, avendo comunque, cioè, date un consiglio a chi ci sta seguendo, da parte appunto di un allevamento e da parte di una, cioè, di chi fa magari appunto delle cucciolate, di chi ha fatto delle cucciolate casalinghe, quali sono sicuramente i 2-3 consigli principali per prima di prendere un cagnolino, quali sono? Inizia Vincenzo, che è quello che ha la connessione un po' più ballerina. No, va bene, inizia Pamela, che è quella che mi segue un po' di più. Allora, il primo consiglio è, in base alla razza, documentarsi sulle caratteristiche che deve avere la razza del cane, in modo da essere informati e pronti qualora si andasse incontro a dei truffatori. Seconda cosa è evitare gli annunci su internet, quindi subito.it e tante altre cose, magari lì trovate sia gli allevamenti seri che comunque improvvisati, quindi andate sempre sul sito dell'ENCI. Evitate di prenotare cuccioli al di sotto dell'età di 30-40 giorni, perché comunque ho cuccioli ancora appena nati o con gli occhi chiusi, perché ho visto gente che prendeva prenotazioni di cuccioli con mamme gravide di cui non sapeva ancora il sesso, non so se avevano un ecografo speciale, riuscivano a fare l'ecografia in 3D. Nei gruppi di Facebook se ne vedono di tutti i colori, quindi evitate questo tipo di persone. Evitate persone che allevano troppe razze, cioè evitate persone, un allevatore serio alleva minimo 3 razze, se comunque vedete che ci sono allevatori che hanno 10-15 razze, state attenti, perché magari saranno degli importatori, saranno dei mercenari, saranno persone che acquistano e rivendono. Evitate persone che vi promettono altri tipi di pedigree, perché il pedigree in Italia è soltanto uno, non ci sono altri enti, ed è questo, ve lo faccio vedere. Grande, guarda, te lo volevo chiedere, mi hai anticipata, te lo volevo chiedere.
Il pedigree riconosciuto in Italia dell'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana ha soltanto questo formato, non ci sono altri tipi di pedigree. Grazie. Gli unici altri tipi di pedigree è se magari un allevatore compra un cane in un allevamento estero, è un pedigree FCI che poi verrà italianizzato, ma in questo caso voi non comprerete un cane con un pedigree italianizzato perché altrimenti lo andate a comprare sempre all'estero, vuol dire che questo è un cane comprato e rivenduto. Quindi ultima sempre... domanda a proposito, e poi giuro, poi chiudiamo, un'altra cosa ti volevo chiedere, ma i negozi che vendono cani? Allora, i negozi non sono autorizzati alla vendita di animali, sono soltanto autorizzati alla vendita di prodotti per animali, quindi non andate mai a comprare i cani nei negozi. Però perché sono i negozi, cioè è pieno di negozi che vendono animali. Purtroppo è pieno di negozi che vendono animali affinché ci siano le persone che non siano informate e comprino questi cani nei negozi, perché comunque sono cani allevati in allevamenti lager, cani importati nei furgoni, scatoloni... cani maltrattati, cioè sento di gente che compra il cane in negozio perché gli fa pena, ovviamente dopo una settimana il cane gli muore e il venditore, come se fosse un oggetto, gli dice vabbè, te lo cambio un cavolo, perché comunque no, sono cani malati di gastroenterite, che hanno patologie, giardia, parassiti intestinali. Andate sempre da una persona seria, un allevamento serio, cioè seguite la nascita, la crescita. Per esempio tante volte a me prenotano i cuccioli a 2 mesi, ma io li consegno dopo un mese, però ci sentiamo per videochiamata, mando video, foto, continuo a tenere informati i miei clienti perché comunque seguono la crescita del cucciolo. Comunque, ora purtroppo Vincenzo non si riesce a ricollegare, però per esempio con Lilù anche io ho fatto così, perché comunque lui era a Roma, io a Milano, non era semplicissimo. Esatto. Vederci, a parte quando poi ovviamente io sono andata personalmente, tutto il resto, però poi non era semplicissimo perché io ho dovuto... No, vuoi che ti sia simpatico un allevamento che si trova a nord e tu sei a sud? Vuoi che ti fidi di una persona che ha un allevamento e ti piacciono i suoi cani? Vuoi quel che vuoi, adesso rispondo a lei. Però ormai abbiamo i mezzi di comunicazione che ci sono le videochiamate, c'è Skype, c'è WhatsApp, ci sono sì, no, infatti io mi ricordo che appunto con Vincenzo lui mi mandava regolarmente i video, esatto. Oppure appunto quando a volte ci videochiamavamo cioè, io tra l'altro una cosa che, questa è stata una cosa veramente bellissima di Lilù, sapevo che ancora non avrei dovuto aspettare ancora un mese per poterla prendere, però gli ho chiesto se già poteva chiamarla Lilù, così magari iniziava ad abituarsi già al nome, cioè su tutta una serie di piccoli accorgimenti. Io mi salvo il nome, mi seguo nella crescita. Vuoi che comunque vedi una pagina Facebook che ti piace, ha dei cuccioli meravigliosi? Vai sempre a cliccare nella ricerca sul sito dell'ENCI se è un allevamento riconosciuto, perché comunque ci sono persone che si spacciano per allevatori riconosciuti, si inventano un nome e alla fine poi non sono nessuno e scucciolano, accoppiano cani ogni 6 mesi, intestano cani ad altre persone. Era Kiwi che chiedeva appunto, e se hanno un negozio appunto con pedigree affisso ENCI? Allora, è sempre vietato la vendita di animali, di cani nei negozi. Un allevatore serio non dà i suoi cani in negozio. Io non darei mai i miei cuccioli in una teca messi là in negozio in gabbia, sinceramente. Me li tengo io con me, conosco i miei clienti. Anche perché come fa un negozio comunque a venderti cani con pedigree? Perché comunque c'è una prassi, una documentazione da sbrigare. Comunque, in generale, diciamo così che al di là di tutto, esatto. Comprare il cane in un negozio non è mai sicuramente una scelta particolarmente, come dire... Anche perché non hai i genitori, non conosci l'allevatore... È sempre cioè, meglio comunque. La connessione di Vincenzo cade, infatti, ci dispiace. Va bene, non ti preoccupare, Vincenzo, tanto comunque è stato veramente preziosissimo il tuo intervento oggi. E Lilù, nonostante se la stia dormendo alla grande, mi saluta e saluta la sua mamma. Esatto. Allora, diciamo che quindi i consigli in generale li abbiamo dati. Quella che di oggi è stata comunque una chiacchierata, secondo me, veramente molto molto illuminante. Ti ringrazio, Pamela, ringrazio Vincenzo anche per questa chiacchierata. Ci saranno altre chiacchierate in futuro come questa, proprio perché ci piace, cioè
ci piace comunque spiegare ancora di più il mondo, diciamo, delle varie razze. Nello specifico faremo anche poi dei nuovi interventi in futuro con Pamela, specifici proprio per le razze che alleva Pamela, che ricordo sono il Chihuahua e il Pomerania, che non è lo Spritz di cui parlava Federica prima. E niente, quindi io Pamela intanto ti ringrazio, è stato... Io comunque volevo dire un'altra cosa, se all'ascolto c'erano persone che comunque sono interessate all'acquisto di un cucciolo e hanno dei dubbi su allevatori o vogliono qualche consiglio, cioè ci possono scrivere comunque, tante volte io non ho cuccioli, riesco a dare una mano di aiuto, nel senso non mi interessa, l'importante è che la gente non venga fregata, quindi se infatti... magari hanno qualche dubbio su un cucciolo che stanno acquistando, ci scrivono e noi possiamo aiutarli tranquillamente su quello che accade. Perfetto, ok, io ti ringrazio Pamela, qui vado a vedere la palla di pelo che si vedeva prima, lo spritz di prima. Lui è Piki. Lui non è nato da me, viene dall'allevamento of Poms Forever, un bellissimo allevamento di Pomerania comunque, quindi diamo a Cesare. Tra l'altro appunto, apro chiudo parentesi, è vero che ovviamente c'è un po' di competizione, ma come in tutti si tratta di libero mercato, però c'è da dire anche che, e questo io lo so perché Pomera la conosco personalmente, cioè tra allevatori bravi e seri viene riconosciuto, come diceva poco fa Pamela, dai a Cesare quel che è di Cesare, quindi viene comunque dato del merito di quelli che sono esemplari meravigliosi. Comunque sempre per un discorso di allevamento e di esposizione, in un allevamento è giusto avere dei soggetti corretti in modo da riprodurre soggetti corretti. Comunque Claudia e Angela sono delle persone meravigliose, mi hanno insegnato tanto, perché comunque io sono partita dai Chihuahua, dopo mi sono innamorata dei Pomerania e devo a loro tanto, perché mi hanno... Hai imparato anche tu, giustamente. È giusto certo. Perché nessuno nasciamo imparati, come dire. Beh, no, certo, infatti. Comunque, Pamela, io ti ringrazio, ripeto, ringrazio anche Vincenzo che è stato con noi, ringrazio tutti quanti per essere stati con noi in questa diretta. Spero che questa chiacchierata di oggi comunque abbia aperto un po' gli occhi e comunque sia stata utile, e comunque in futuro riprenderemo diversi argomenti per approfondire comunque qualcosa in più, per saperne sempre qualcosa in più e rimanere un pochino più informati sulle varie razze e su come portare avanti determinate scelte. Esatto. Abbiamo sforato il budget dell'orario anche stasera, però è stato comunque un grande grande piacere. Grazie a tutti per essere stati con noi e buona serata. Ciao! Ciao! Ciao. Grazie, ciao!